Sì, ma infatti. Si è svolta a Fano l'ultima prova della prima edizione Trofeo Fishing Ferrari Challenge, gara dedicata alla traina costiera. Con condizioni meteo marine favorevoli, dalle 6 del mattino più di 20 imbarcazioni hanno partecipato alla competizione, svoltasi nel tratto di mare compreso tra Fano e Pesaro, a circa 10 miglia nautiche dalla costa. Presente! Per quasi tutti gli equipaggi è stata una buona pesca, soprattutto caratterizzata da tombaroli, lampughe, lanzardi e piccoli alletterati. La maggior parte delle catture sono state fatte con filose di polipetti di gomma, montati su dei teaser e trainati alla velocità di circa 5 nodi, ma anche con i singoli minnow da 8-10 cm è stata fatta qualche cattura.
Vai. Siamo rientrati in porto della gara, della prima gara, la prima edizione del Fishing Infernal Boat Angel. Siamo a Fano e stiamo svolgendo le operazioni di pesatura. Il mare ci ha dato una finestra di tempo buono e quindi abbiamo fatto diverse catture, diversi equipaggi hanno catturato abbastanza pesce e quindi procederemo poi con la classifica che verrà fatta nel pomeriggio. Ringrazio ovviamente la Fishing Ferrari e nella persona di Nino Stefanelli per averci dato questa grande opportunità di sponsorizzazione e per aver fatto in modo tale da poter avere degli ottimi premi e svolgere al meglio tutta la manifestazione che è già iniziata ieri pomeriggio con il briefing e oggi si è terminata con la gara finale, che questa è la seconda prova, quindi abbiamo fatto una combinata collegata ad un'altra gara fatta a giugno di Bolentino. E ci sarà poi nel pomeriggio una classifica della combinata per determinare poi il vincitore, i primi tre vincitori della prima edizione del Fishing Ferrari. Classificato Boston Warner,
comandante Dino Stefanelli con 4 kg e 95 grammi. Allora, questo equipaggio fa parte del team ufficiale della Fishing Ferrari e della Linea F. Allora, secondo classificato, l'imbarcazione Volpe, comandante Volpini Stefano, con 4 kg 460 grammi. Anche questo. Grazie. Per domani. Anche questo equipaggio fa parte del team ufficiale del Fishing Ferrari e della Linea F. Al termine della gara, le due imbarcazioni dei team ufficiali Linea F e Fishing Ferrari si sono piazzate rispettivamente seconda e terza. Hanno testato tutti i nuovi materiali forniti dall'azienda e questo significa che Linea F per la stagione 2023-2024 ha presentato dei prodotti molto validi. 4 kg 560 grammi e vince tutto il resto. Il vincitore della gara, Team Thunder di Mirko Gramaccioni, dopo l'ottimo piazzamento di giugno nella prima gara a Bolentino, si aggiudica il trofeo Fishing Ferrari Challenge. Un arrivederci al prossimo anno con la seconda edizione del trofeo.